Buonasera, buon venerdì, benvenuti a Corner che adesso diciamo andrà ad esaminare l'ennesima sfida, anzi l'ennesima partita bucata dal Catania. Passatemi questo termine perché una stagione davvero complicata. Colabrodata, direi. Un'altra partita da dimenticare, un'altra partita che nessuno forse avrebbe mai voluto vedere. Comunque ne parleremo, è difficile. Non l'hanno vista in tanti allo stadio, ma l'hanno vista in tanti in TV, immaginiamo, e comunque l'hanno potuto vedere con le immagini che sono state riproposte. Comunque stasera abbiamo una trasmissione complicata. Patanè, intanto saluto Angelo Patanè. Buonasera a tutti quanti. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie come sempre a Carlo buonasera Breve che è con noi. Dall'altra parte dello studio c'è la nostra Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera a tutti e a tutte. Non siete soli oggi. Noi che ultimamente abbiamo fatto puntate semplici, non me ricordo. No, però vedi, quella di ieri sera, permettetemi però questo. Però Ongrella sei stato troppo tenero, Angelo. Io? Sì. Io sì, forse sì. No? Forse sì. Permettetemi però un'osservazione, non so se siete d'accordo, adesso non voglio fare, noi tutti qui in questo studio, Naomi a parte, no? Abbiamo visto, abbiamo attraversato diverse epoche, abbiamo potuto raccontare 30 anni di Catania, ce li possiamo mettere sul curriculum, forse anche di più, ma probabilmente è difficile trovare una squadra in difficoltà come quella che abbiamo visto ieri sera nel corso diciamo di questi decenni. Avremo in Serie C, Angelo, 87-88 lo stesso numero di sconfitte della squadra di quest'anno, quindi stiamo parlando di qualcosa di eclatante. Cioè, stiamo parlando tra i Catania peggiori della Serie C indietro negli anni in assoluto, di quanto 87-88? Sì, sì. Un secolo fa. Sì. Stesso numero di sconfitte. Però questa è la situazione, Carlo. Io sì. Chiaramente noi lo facciamo, abbiamo fatto questo lavoro da osservatori, cioè da cronisti, abbiamo raccontato, abbiamo in qualche modo cercato di interpretare, no, quello che può succedere dentro un campo. Tu hai una visione diversa rispetto alla nostra, hai una visione quella di un tecnico, di un allenatore che conosce. Ma uno che ha fatto anche il calciatore ad alti livelli, sì, quindi non è. Voglio dire, è questo quello che volevo diciamo rilevare, il fatto che chi ha fatto campo, chi è stato in panchina, ha una visuale diversa rispetto a chi invece osserva chiaramente e fa cronaca, racconta quello che succede dentro un campo di calcio. Che cosa sta succedendo? Cerchiamo di capire, magari vedremo le immagini della partita fra un attimo, però è giusto cercare di capire che cosa effettivamente sta capitando a questa squadra che, devo essere sincero, è deludente dire poco, disarmante. La partita di ieri, disarmante. Angelo, è la fotografia della stagione del Catania. Primo tempo fatto bene, secondo me, ha indovinato tutto, secondo me, nel primo tempo Zeoli. Lo schieramento, l'attenzione dei giocatori, ha trovato subito il gol, poteva secondo me ripartire con più qualità in determinate situazioni, poteva andare a chiudere la partita, a chiudere il primo tempo. Secondo tempo, alla prima situazione negativa eclatante, perché lì è un errore eclatante di Furlan e non mi sento di mettergli la croce addosso, perché può capitare di fare gli attaccanti sbagliano gol davanti alla porta, una papera è un errore eclatante derivato anche da un errore di Welbeck che lancia inopinatamente l'attaccante avversario Salvemini, da una situazione negativa lo sfascio totale, sta squadra non riesce a reagire a eventi negativi, sta squadra crolla, basta che ci sia un evento negativo, crolla totalmente, dentro il campo non c'è un leader carismatico che riesce a far stare tranquilli i compagni, non riesce a sollecitarli in maniera positiva e sta squadra si spegne totalmente, fino agli altri due gol sono allucinanti. Non dico il primo è un errore che ci può stare da parte del portiere, ma gli altri due gol sono veramente allucinanti. Allora, questo è quello che... Una domanda però secca. Secca. Continua a parlare di squadra, come se in questa stagione di fronte abbiamo avuto una prospettiva, una proiezione di squadra. Ma reputi davvero che il Catania di questa stagione sia mai stato una squadra? E per squadra intendo affinità, per squadra intendo complicità, per squadra intendo voglia di darsi una mano.
voglia di conoscersi, voglia di rispettarsi. È mai partito questo, diciamo, progetto squadra all'interno dello spogliatoio? Il progetto è partito all'inizio sicuramente con grandi presupposti importanti, no? Di andare a fare un campionato importante nell'era Tabbiani. Ma dico, i giocatori sono mai diventati squadra? Hanno fatto fatica all'inizio, chiaro che ha cambiato tantissimo il canale rispetto all'anno scorso, e quindi magari serviva una scintilla. I risultati già hanno stentato ad arrivare già dall'inizio, soprattutto nella prima partita che io non ho visto, ma che voi tutti mi dite che il Catania ha fatto una grandissima partita all'esordio contro il Crotone. Aveva dato una buona impressione. Aveva dato almeno sicuramente nella prima una parte buona impressione. Però io dissi ad Angelo, e me ne deve dare atto, questa mi sembra una squadra fighetta, l'ho definita. Perché? Però, prima di campionato? Perché non ero così convinto che... Ok, e poi il mercato di gennaio sicuramente non ha contribuito a formare una squadra, perché è naturale cambiare 12 giocatori e arrivare altri 13, c'è bisogno di un periodo di ambientamento e di qualche risultato che purtroppo non è arrivato. Quindi la mancanza dei risultati fa sì che poi ci siano degli scricchioli all'interno dello spogliatoio, fuori dallo spogliatoio, dentro il campo, fuori dal campo. E si nota questo. È chiaro che la mancanza di risultati poi fa degenerare un po' tutto. Servirebbe la serenità portata da qualche risultato positivo. Un'osservazione anche da Alessandro, poi rivediamo il film della partita. Allora, con... La prima osservazione è che se tu oggi chiedi a un tifoso del Catania di dirti qual è la formazione del Catania, ti risponderà non lo so. E questo secondo me già è indicativo, perché il tifoso poi... inquadra una formazione per una stagione e sa bene o male, fatta salva una, due possibili variazioni, chi sono i protagonisti. Quest'anno non lo puoi dire, a nessuno puoi chiedere qual è la formazione del Catania, perché non ti saprà rispondere. Questo, diciamo, come fatto inquietante. Dall'altro lato però è anche vero che anche a Catania abbiamo visto squadre create dal nulla, squadre proprio completamente costruite ex novo, che poi hanno funzionato. Quindi è vero che ci sono stati tanti cambi, acquisti, cessioni, via vai, continuo, però se c'è una dirigenza organizzata, quella squadra può funzionare. Basta avere le competenze e soprattutto gli uomini giusti al posto giusto. Io purtroppo da questo punto di vista non vedo nulla, nel senso che ogni partita è quasi dire vabbè, andrà meglio la prossima, anziché soffermarsi bene su quelle che sono state le criticità che hanno determinato il risultato negativo. Oggi andiamo a braccia e ci stiamo tra virgolette cullando sui possibili errori degli avversari, sui passi falsi delle squadre che vanno dal quintultimo posto fino al Brindisi, e questo non può essere sicuramente l'abito che il Catania può indossare in Serie C. Attenzione al Brindisi, tra l'altro, che potrebbe anche completamente rivoluzionare la classifica. Io vi ho fatto così, ho ascoltato volentieri. Ci arriviamo fra un attimo. Intanto Alessandro, la rivediamo per quello. Un piacere. Intanto abbiamo battuto ad Angelo Patanè nel minutaggio. Siamo stati bravi stasera. Però Patanè ha in serbo qualcosa, vi garantisco. State attenti. Non fidatevi. Quando cede agli altri vuol dire che sparano i cannoni di Navarrone. È pronto. Allora, vediamo la partita nel montaggio, in questo montaggio fatto dal nostro Francesco Gigante. Abbiamo visto quello anche che è successo. Anche quell'omino con la maglietta gialla non era male, che l'abbiamo visto in tutte le quadrature. Guarda, ho capito, probabilmente non è stato il miglior arbitro visto alla massima, però non credo che la sconfitta del Catania sia legata all'arbitraggio. Poi assolutamente, magari mi dirai, però 2-2 Zammarini, c'era un rigore, netto 2-2, siamo a 5 minuti alla fine, punto, non è un alibi, ma è successo. C'è stata anche l'ammonizione di Zammarini, fra le altre cose. Allora, Furlan è espulso a fine partita, quindi non solo Cicerelli espulso. Quindi paghiamo anche un dazio pesante in vista della partita di Francavilla, che vale la vita. Non sappiamo ancora i provvedimenti del giudice sportivo, perché Cicerelli e Furlan non ci sono sicuramente. Non sappiamo quello che è accaduto poi alla fine della partita. Se ha voluto calcare la mano, quando, con il rapporto della procuratore inopinatamente. Alessandro, mi leggo a braccio a quello che è stato il tuo ragionamento iniziale sulle professionalità, perché io penso che
in termini generali lo dico, non basta mettere, parliamo del nostro lavoro, una toga per diventare avvocati, una giacca per diventare dirigenti, responsabili di qualunque settore, no? E anche il calcio ha bisogno di studi, ha bisogno di competenze. E ieri di conoscenze. Hai bisogno di studiare, hai bisogno di capire, di acquisire delle conoscenze. Non ti può bastare il fatto di avere visto che hai fatto pratica nel migliore studio di Qatar. 40.000 partite se non hai mai giocato una, e quindi un giornalista non può diventare mai un giocatore. Questo abbiamo fatto una premessa prima, quando parlavo con Carlo, nel senso, vuol dire, noi raccontiamo la cronaca, raccontiamo i fatti, però chi vive il campo, chi lo fa da giocatore, chi lo fa da panchina è un'altra storia. Però, per esempio, ieri finisce la partita e l'arbitro viene sostanzialmente accerchiato e aggredito verbalmente, senza che arrivi qualcuno di molto vicino ad allontanare i giocatori. La cosa prosegue per una dozzina di secondi, 20 secondi, che sono un'eternità. Posso comprendere che alla fine della partita il giocatore si rivolga all'arbitro, ma è anche vero che un dirigente pronto comprende che lo stato d'animo è quello che è, magari l'arbitro avrà commesso anche i suoi gravissimi errori, ma la prima cosa che deve fare è, proprio per quella physique du rôle, no? Che vuole Grella, immediatamente allontanare il giocatore, perché in quel momento sei il dirigente responsabile del gruppo, sei il team manager, sei responsabile dell'arbitro, non puoi tardare e aspettare che 2, 3, 4 giocatori circondino l'arbitro e gli parlino così vis-à-vis, indipendentemente dalle ragioni o dai torti. La partita è finita, 3 volte ha fischiato, l'arbitro è ritornato negli spogliatoi dopo un paio di minuti. Ed è un'altra situazione che dimostra quanta impreparazione, probabilmente pur con tutta la buona fede, ci sia. Ma il mio ragionamento, guardando le immagini della partita, voleva essere un altro. Ho preso lo spunto dal rivedere la partita, e soprattutto ieri pensavo, a fine partita con Carlo e con Alessandro, veramente un po' la storia del leone e della gazzella. Quindi di ogni mattina che una gazzella in Africa, quando sorge il sole, deve correre più veloce il leone, perché altrimenti morirà, e il leone che deve correre più veloce la gazzella, perché altrimenti morirà di fame. Quindi che tu sia leone, che tu sia gazzella, la mattina devi cominciare comunque a pensare a correre. E questa metafora, questo racconto, si sposa benissimo col Catania, sia che lo abbiamo inquadrato erroneamente come un leone. Catania doveva essere il leone di questo campionato. Ci siamo accorti che è un leone castrato, che è un eunuco, che è un leone che, insomma, non ruggisce, un leone afono, se non in alcune situazioni. E questo può capitare. Il rischio che non abbiamo considerato tutti, forse tranne Alessandro, che da qualche mese ne parla, è che invece questo Catania non è neanche una gazzella. Cioè, se è una gazzella, è una gazzella zoppa, è una gazzella che non è abituata a correre, non è abituata ad essere rincorsa dal leone. Ora, i leoni stanno avanti, ma dietro le gazzelle ci stanno le iene, è tutto quel gruppo di iene che inizia ad aggredire alle caviglie questo leone castrato, questo leone eunuco, questo leone mai cresciuto che ma è Catania. Ma perché avete parlato prima? Avete detto che no, questo leone questa mai cresciuto che è Catania, o questa gazzella zoppa che non è abituata a correre. E allora diventa davvero questo il problema da qui alle 4 partite che ancora ci separano dalla fine di questo campionato. Abbiamo una trasmissione, Padanè, da anche fare. Perché, e chiudo, guardando la classifica, attenzione. Non è Super Quark, perché si è collegato adesso. No. Allora, vediamo la classifica. Se guardi la classifica. Grazie alla regia, se ci può favorire girare la classifica. Tutta una serie di ragionamenti, pensando che comunque il Brindisi sia destinato a finire il campionato e a restare lì irrimediabilmente a quota 15. Potremmo porci un altro problema molto più serio. E se il Brindisi, dove la criticità è assoluta, dove gli stipendi non vengono pagati, stiamo affrontando già questo tema? È un tema, no, è un oppure tema, diciamo, lo lanciamo per parlarne dopo la pubblicità. No, è un tema nuovo. È un tema nuovo. Sì, no, dico, può fare saltare il banco. Per la nostra trasmissione. La nostra trasmissione è un tema nuovo, ma te lo lancio e dopo ne approfondiamo. Ecco. Ma spiego perché altrimenti le persone non comprendono. Allora, il Brindisi vive un momento di criticità assoluta. È
potrebbe non concludere il campionato. Cioè, se il campionato dovesse a un certo punto prendere atto della rinuncia, mancano 4 partite. Perfetto, 5 per il Brindisi. 5 per il Brindisi. Ormai. Della rinuncia al Brindisi a proseguire, cioè buttare le carte in tavola, succederebbe una situazione, cascano 6 punti, devastante, perché al Catania cadono 6 punti in classifica. Solo al Catania? Cadono a noi li cadono sicuro. Allora, vorrei fare una considerazione generale, no? Però a rotazione cadono a tutti, ovviamente, ma il Catania proprio col Brindisi ha vinto tutte e due le partite. Significherebbe che la gli classifica cade anche la differenza reti che aveva su queste, su due, queste partite, 4-0 e 2-0. Sono 6 gol fatti e 0 tema subito. Nuovo, ma tema sul quale con dobbiamo calma, con calma ci arriviamo. Adesso Naomi, preparati, fra poco vengo da te, subito dopo la pubblicità, perché dobbiamo andare adesso in pausa. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, facciamo un'apertura anche sullo studio, diciamo, verde, la saletta VIP, dove ci sono i nostri cugini. Buonasera ragazzi. Ciao ragazzi, purtroppo non è giornata, perché è da ieri che loro si sentono male, hanno un po' di cognato di mondo. Com'era? Meglio una partita sicuro. Ah, perfetto. Vabbè. Stiamo male, vediamo fra un po'. Siete andati in gita in Puglia? Come? Cosa? Siete andati in gita in Puglia? Perché c'è stata la scolaresca che ha avuto... Esatto. No, casi i motivi sono altri rispetto intossicazione, a quello... Okay. Vabbè, allora torneremo da voi fra poco. Torneremo da voi fra non molto per vedere intanto leggere i vostri quotidiani. Andiamo da Naomi. Sì, intanto per chi fosse con noi da prima della pubblicità, quella che ha raccontato Patanè è la trama del Re Leone 4 prossimamente al cinema. Invito la Disney a, come dire, chiedere informazioni a Patanè. Tornando a noi, sappiamo che Corner è molto atteso per affrontare tutte quelle questioni che ruotano attorno al calcio Catania. C'è una questione pregnante oggi, presente in molti messaggi. Scrivono: buonasera a tutti, ma vai che Sindi, si tagliamo i Basetti? Alessandro da Catania. Le ho accorciate e spero di toglierle completamente martedì sera allo stadio, alla fine della partita col Pato. Bene, poi buonasera a tutti, questi giocatori devono andare in tribuna e giocare, far giocare la primavera, basta più ricotta, tranne quella dei cannoli. Che noi scusa un attimo Naomi, ci torniamo subito. Quest'anno un unico provvedimento disciplinare, mi ricordo, dopo la partita a Monterosi, o meglio contro il Monterosi a Teramo, Rizzo fu al centro di un provvedimento disciplinare, ma parliamo di 6 mesi fa. L'anno scorso invece... Jefferson, Vitale, vi ricordate, no? Da questo punto di vista io quest'anno non vedo un particolare rigore che forse determinati episodi anche fuori dal campo... Non mi bruciare anche fuori tutti dal gli campo. Però, okay. No. Nel senso è una situazione su questo messaggio. È basta. Vero, no, perché è un argomento. Okay. Poi ti lascio riguarda, completare no, questo argomento. Che riguarda okay. Giustamente è quello che hai sottolineato, riguarda la circostanza che se a un giocatore devi fare scontare sostanzialmente un provvedimento disciplinare, lo porti in tribuna, non te lo metti in panchina e non lo porti davanti al campo e non lo fai giocare in una partita che poi perdi, perché a quel punto ha vinto quel giocatore che non hai fatto giocare e che ti sei portato comunque in panchina. Ma in ogni caso comunque il giocatore che la scelta... che va in tribuna dice non ci sono stato e ho vinto. La scelta che se va in tribuna dai un segnale al giocatore, se lo devi dare, dai un segnale alla squadra, come ha fatto il Catania altre volte. Ma non credo sia questo comunque il problema del Catania. Ma è anche un problema, almeno che è un problema di struttura dirigenziale. Almeno che poi non vogliamo dire il provvedimento che ho citato prima, partita Monterosi Catania, Giuseppe Rizzo, diciamo, protagonista in negativo, riguarda un'altra fase di questo campionato dove c'era un'altra dirigenza. Vengo e mi spiace, siamo chiari. A fine la partita contro la Turris. Ma abbiamo interrotto, però scusate. C'è un cortocircuito tra Zeoli e Chirico. Cortocircuito grave, può capitare. A fine primo tempo. Tutto quello che vogliamo. Non capita? Non mi so. Tutto nelle può migliori. Capire. Perfetto, non ci scandalizziamo. Però la situazione è stata talmente eclatante e talmente significativa che ha portato la dirigenza all'esito della partita comunque a convocare la squadra in ritiro. Partiamo da questo.
e no, giustamente non lo ha pubblicizzato perché sono panni sporchi che si lavano in famiglia, indicazioni che sono arrivate da Zeoli e poi la scelta comunque di Zeoli ieri di non fare giocare Chiricò in una partita che stai perdendo contro una squadra che ti ha permesso comunque fino alla fine di poter cercare il gol del 3 pari. Ora, non fare giocare Chiricò per una punizione, che può essere assolutamente giusta, condivisa e legittima, non entriamo nel merito di questo. Angelo, qua dicono Patanè ti fai selfie con i messinesi, messinese complimenti. Mi faccio i selfie con il messinese complimenti e dopo ti, vi giuro che taccio, sarò zitto per tutta fino la alle 10. Fino alle 10 sarò zitto. Allora, non ieri, ci credi no, manco tu, Patanè, sei un falso, non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. Se un ragazzino di 10 anni, di 11 anni ti chiede di fare un selfie e ti chiede la cuffia per fare una fotografia con Angelo Patanè o con Carlo Breve, o con Alessandro, con Angelo Gagliano, noi che siamo persone che entriamo nelle case delle persone, non chiediamo chi sono, da dove vengono, anzi per noi è un onore, è un piacere poter condividere una foto con un ragazzino. Un ragazzino, un genitore che ovviamente non conosciamo, no? Ma potrebbe essere chiunque, io, Alessandro, Angelo, Carlo, abbiamo fatto fotografie chissà con centinaia di migliaia di persone e non abbiamo mai chiesto chi fossero. Anzi, sapere che poi magari è il figlio di un tifoso del Messina piuttosto che del Palermo, per me sarebbe un onore, sarebbe anzi educativo. No? È educativo. È, sarebbe educativo, è educativo che un ragazzino chiede a me di 11 anni, 12 anni, di fare una foto con me pur avendo una fede calcistica diversa, fosse anche il figlio del capo degli ultra del Palermo, no? E sarebbe educativo per lui, sarebbe educativo per me e fare una foto con lui. Se poi un genitore strumentalizza la situazione o se poi un genitore reputa di poter gestire il momento in maniera diversa, non è una responsabilità di nessuno ed è comunque per me rimane un piacere e un onore avere potuto prestare la mia cuffia a centinaia di bambini che me l'hanno chiesto, di ragazzini, di avere avuto ragazzi meno fortunati, ragazzini molto meno fortunati di tanti figli nostri che grazie a Dio sono fortunati, hanno avuto più sfortune e di andare a trovarli, a cercarli, a baciarli, ad abbracciarli, qualunque fosse la fede calcistica. Quindi sono onorato che un ragazzino che sia di Catania, di Messina, di Palermo, ma che sia un ragazzino che comunque vede nell'interlocutore una persona che comunque è degna di quel rispetto che in questo ambito che è al di là, ai margini del calcio, evidentemente c'è da una parte e dall'altra. Io avrò sempre rispetto per i ragazzini, l'ho sempre avuto e mi sarà sempre un onore per me. Ci vediamo mercoledì prossimo a Corner, Angelo. Assolutamente, arrivederci, buona serata. Con questo vado via. Sei fermo lì. Dovreste smettervela di prendere con Patanè, perché è Vagliasindi quello pericoloso di recente, lui che interrompe e poi apre, capito, su a destra su Patanè. Ho imparato la tattica, la strategia. La tattica. Allora ragazzi, cerchiamo di riprendere, scusami, diciamo, Angelo, questa è una precisazione importante che sembrava opportuno, corretto da parte tua fare puntualizzare sì, poi determinati aspetti, perché altrimenti poi si rischia la rivalità calcistica è un discorso, il rispetto io ho ricevuto dai capi ultra del Palermo, il rispetto, cioè al di là della rivalità. Poi è vero che sono un giornalista tifoso e tifo per il Catania, che magari mi fanno gli striscioni e me ne dicono di tutti i colori, fa parte del personaggio e del momento, ma il rispetto che noi dobbiamo conservare. Il messaggio, speriamo soltanto che questo messaggio sia stato recepito da chi? Con enorme piacere continuo mi sembra corretto da questo punto di vista. Vorrei chiudere con Naomi un paio di messaggi ancora, perché sono tantissimi messaggi come sempre. Ti sei ricordato di me? Bene. Scrivono: ve lo dico da 2 mesi, ma non legge del messaggio, non me lo fanno leggere, mi interrompono. È un problema di stimoli, dovrebbero giocare dei giocatori della primavera. Privitera tra tutti. Un saluto, Dario Zanghi. Ha ragione.
di nuovo. Poi fate corner 2 del giorno dopo solo con Badanè. Astutatolo, scrivono. Squadra imbarazzante. L'unica cosa positiva è stata rivedere la maglietta rosso-azzurra. E per il momento mi fermo perché mi fanno segni di fermarmi. Quindi ci vediamo tra poco. Bene, grazie, grazie Nama. Allora io, a proposito, vorrei prima di alleggerire di nuovo la discussione andando con i cugini, però vogliamo rivedere e risentire anche le parole dette da Zeoli ieri sera. Cerchiamo di dare anche una interpretazione, anche se Zeoli ieri ha già sbagliato una più Bertone. Io non sono d'accordo. Attenzione, sbagliato. Raramente capita con Carlo. Nel senso, ma sbagliato che tu dici nella, ha nel sbagliato a la cambiare partita, sistema di gioco. No, però sentiamo. Perché finora era stato coerente, ha sempre mantenuto. Fatto 4-3-3, dava una fisionomia non alla ho squadra. Capito il motivo di cambiare sistema di gioco. C'erano potenze di centrocampisti, Alessandro, anche se ha giocato con un centrocampo a tre, ha voluto coprirsi un po' di più perché sapeva che se la giocava alla pari il Giuliano in questo momento poteva giocare Guaini a centrocampo e metto un altro difensore. Dico, finora le aveva trovate le soluzioni, era sicuramente su questo più ieri condizione. Onestamente sono rimasto un po' perplesso. Allora possiamo riprendere, vogliamo vedere e sentire le parole di Zeoli. Certo. Intanto sentiamo Zeoli. C'è un lavoro da fare, ma tanto lavoro, soprattutto sull'autostima dei ragazzi, anche perché prendere dei gol così, comunque sia, denotano dei limiti di attenzione, da un fallo laterale che sapevamo con la rimessa lunga e poi come siamo entrati il secondo tempo. Non c'erano i tifosi, non c'erano i fischi, non c'era contestazione, dunque c'erano tutte le condizioni, tra virgolette, passatemi il termine, per stare sereni, no? Eppure lì comunque ti accorgi di questi alti e bassi. Questa costanza, questi 90 minuti, benedetti, 90 minuti, che sarebbe la normalità, a livello di attenzione non c'è. Allora, livello di attenzione è che non c'è. E allora questo non è calcio, perché se la partita prevede che si disputino due tempi da 45 minuti, chi viene ingaggiato da quel club ha il compito di giocare 90 e anche i 6, 7, 8 minuti di recupero che prevede ogni partita. Se un giocatore dura 45 minuti non è da Catania minimo, ma non è un giocatore che può stare nel calcio professionistico, molto semplice. No. Tu ci duri 45 minuti in campo, quindi voglio dire, e allora l'hai visto anche nella, esatto, nel quadrangolare. Allora, ragazzi, secondo me qui non è un problema di durata fisica. Qui è un problema serio con di tenuta anche di testa di questa squadra, che non, quello che osservo io è che questa squadra a un certo punto è come se non fosse presente, cioè fisicamente sì, però a un certo punto sparisce dal campo, come se andasse da un'altra parte, come se la partita non reagisce agli eventi negativi. Ma questo è un fatto gravissimo per una squadra di calcio, perché una squadra di calcio la prima cosa che deve fare, deve avere un temperamento, deve avere un carattere, deve avere una foga, una rabbia agonistica, attenzione, nell'aggredire l'avversario. Quello che abbiamo visto ieri al Massimino, una squadra, anche nel primo tempo, quando in qualche modo ha tenuto testa al Giuliano, è andata in vantaggio, ha subito il ritorno del Giuliano, poi è tornato di nuovo il Catania, però non è una squadra che va in profondità, non è una squadra che va alta, che tiene alto il baricentro. Aspetta, mi rivolgo al tecnico a questo punto. Ieri soprattutto, Angelo, ieri il piano di Zeoli era quello di aspettare, di non andare a prendere alti. Però per 80 Giuliano, minuti, scusami, infatti, non si può fare questo tipo di partita, è impossibile resistere per 80 minuti magari a un avversario che non sarà il piano, Real Madrid. Il piano era questo e per un tempo ha funzionato. Se tu io ho letto bene insieme ad Angelo, abbiamo letto bene la partita, sui terzini uscivano le due mezze ali, non usciva il tutto fascia e sarebbe stato una pressione sicuramente più offensiva, e usciva la mezzala proprio per tenere il tutto fascia a basso. Il Catania era giocato con la difesa a 5, non a 3, erano proprio a 5 perché dovevano contenere sia gli esterni che gli inserimenti delle due mezze ali del Giuliano, e ti ripeto che nel primo tempo questo piano tattico ha funzionato bene. Alla prima situazione negativa
si è sgregolata la squadra dal punto di vista mentale. Ci ha risposto, penso, in tempo reale, sì, il protagonista, da Naomi. Il papà del ragazzino che si è fatto il selfie, esatto, con Angelo. Mi che pare, bello, siamo in Mondovisione. Fabio da Messina scrive: è stato un piacere e un onore fare il selfie con mio figlio e Patanè. Se qualcuno si è offeso, chiedo scusa per tutto. Il vero calcio è questo. Tra parentesi, se Messina vuole Patanè, glielo diamo noi. Se non vi preoccupate, non ci vado. Non ci vado. Simpaticamente, lasciatemelo dire, simpaticamente non ci vado, così come però vedi, è bello questa partecipazione in diretta, ci risponde il papà del bambino, evidentemente ci sta seguendo lui. Però ora volevo fare l'ultra, perché 20 anni fa, ti ricordi, Gagliano, un direttore importante qui a Telecor, mi disse: ah, per una questione di gerarchie, il Palermo in Serie B, il Catania in Serie C, adesso la mando a fare il Palermo in Serie B. Ho detto: non sono assunto e non prendo ordini. Beh, da questo credo direttore. Che questo stesso direttore, no, forse ti abbia detto amicale. Anche altre cose. Attenzione, sì, non era amicale. Non è, no, non era amicale, assolutamente. Assolutamente, però, perché Michele non avrebbe mai detto una cosa del genere. Però sì, poi no, alla fine non vado volentieri, non è a Messina né a Palermo, resto qui. Alessandro. Allora, io non mi stanco di dire che questa squadra era stata costruita su Chirico e Di Carmine. E sono due giocatori che purtroppo, per vari motivi, non hanno dato quello che ci si aspettava, perché dovevano essere i giocatori che cambiavano l'esito della stagione. Non l'abbiamo visto. Anche Di Carmine, insomma, non è più il Di Carmine della prima parte della stagione. Cioè, sì, si impegna, fa i movimenti, è l'attaccante, però dico, da uno di quel lignaggio mi aspetto che sia il trascinatore, ma non da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio emotivo. E non mi sembra che lui abbia nelle corde questi argomenti. Ti ascoltavo. Ok. Patanè che ascolta è un evento, attenzione. Annuisco, ragazzi, e dico che ha ragione. Ma volevo fare vedere un paio di episodi, così magari con la partita abbiamo preparato, non sono delle vere e proprie moviole, però abbiamo preso dei segmenti di gara e sono purtroppo i tre gol subiti dal Catania. Meglio di Carlo. Così magari li possiamo rivedere, commentare, cercare di capire che cosa è successo, come mai è successo. Noi siamo, perché ho ascoltato Alessandro, perché anche io volevo fare, però mi sono fermato. Noi abbiamo parlato prima della trasmissione. Sì, allora, questo è il primo gol, il gol del pareggio. Però attenzione, noi abbiamo cercato di capire che cosa è successo. Carlo, è un gollonzo, c'è poco da è un tiro da calcetto, questo da futsal, è un gollonzo. No, a me è quasi un passaggio, sì, perché se il portiere sta lì in punta, la prende tranquillamente, con la testa la può prendere, facile, la stoppa. Vabbè, questo diciamo che è stato un infortunio netto, possiamo dire che è stato un infortunio che ha cambiato completamente il corso della partita. Sì. Adesso andiamo a vedere il prossimo episodio. Questo è molto grave, perché qua c'è tutto il tempo di posizionarsi. Posso dissentire che non ha cambiato completamente il corso della partita, certo, Alessandro. Certo. Nel senso che la partita, non che nel primo tempo sia stata tutta quanta rose e fiori, così scintille e applausi. No, ma nel primo tempo c'è stato un momento in cui il Giuliano si è messo a palleggiare, a palleggiare. Giuliano, è una squadra forte, quindi ci sta che l'errore del Catania è non avere sfruttato il primo tempo e avere cercato veramente. Ha avuto le occasioni per chiudere la partita, per portarla sul 2-0, più che chiudere. E cominciare il secondo tempo, così come aveva finito, con tutto sommato, il primo. Questo è proprio ritornando al secondo gol, c'è tutto il tempo di posizionarsi in maniera diversa lì dietro. Secondo me lì Monaco deve andarsi a marcare Salvemini, non può restare in una posizione amorfa senza marcare nessuno. Lì bisogna che i giocatori si parlino e Monaco sa che è il miglior difensore nella fase difensiva del Catania, deve andarsi ad attaccare al centravanti, è solo lui. Sono 4-1 e poi Castellini non segue il movimento e si perde Ciuferri che è dietro di lui, quindi anche lui sicuramente non è esente da colpe in questa situazione, ma il ragazzo è intelligente e lo capirà senz'altro. Allora, abbiamo rivisto anche il secondo gol, il terzo gol subito da Catania. Catania ha preso 3 gol solo nel secondo tempo. Rivediamo questa azione, eccolo qui. È un pallone, cross della tre quarti, la difesa è troppo bassa innanzitutto perché il cross è veramente da lontano e lì Celli non riesce a prendere posizione su Salvemini, si fa prendere il tempo e bravo Salvemini a spizzarla sul secondo palo, ma già di partenza la difesa è troppo bassa, è troppo schiacciata verso la porta, ma e non ci sta che su una palla così lontana la difesa sia così schiacciata.
oltre che la posizione di Celli sicuramente non prende posizione. Noi abbiamo sottolineato male. Angelo, scusate, la gravità del gol dell'1-1 consiste nel fatto che c'è una recidiva. Il Catania contro il Cerignola, nella stessa situazione, 1-0 in vantaggio alla fine del primo tempo, ritorna in campo e stacca la spina. E lì Zeoli si è incavolato da matti a fine partita, lo ha detto. Ieri è risuccesso, e quindi che facciamo? Cioè, ce lo dobbiamo aspettare di nuovo? Ma il discorso che diceva, Zeoli, 90 minuti, è quello allora il tema, cioè l'assenza di attenzione. Ma scusatemi, ma non, io cioè, mi sembra onestamente che a me dei playoff oggi me ne frega zero, perché poi andare ai playoff e fare una figura barbina, non mi interessa proprio. Ma il problema proprio. Non è, il problema è che cosa succede a questa squadra se malauguratamente noi diciamo scongiuriamo, cioè, vogliamo evitare questo pensiero, ma se dovesse andare a fare i play-out, risucchiata in questi play-out, sarebbe davvero sarebbe sfavorita con chiunque. Diciamolo chiaramente, il Catania ai play-out sarebbe sfavorita con chiunque. La storia del Leone e la Gazzella allora non è servita a niente. Il problema è proprio questo in questo momento. Cioè la questione riguarda però la ricorrenza perfetta delle stesse identiche dichiarazioni che rendeva Tabbiani, che ha poi ereditato Cristiano Lucarelli e che sono di Zeoli. È una squadra che gioca un tempo, cioè, non è una novità. Ma allora, il calcio non è fatto di un tempo, no, il calcio è fatto di 90 minuti, cioè si deve giocare sia il primo che il secondo, non si può giocare il primo e non il secondo. Una squadra che gioca un tempo non è una squadra di calcio. Fai finire, abbiamo avuto un anno calcistico di tempo per risolvere questo problema, che è il problema ricorrente di questa squadra, che gioca un tempo, e se non ci hanno capito niente tre allenatori, uno di grandi speranze, uno di comprovata esperienza e un altro che comunque ha fatto il calciatore e ha fatto anche l'allenatore. Evidentemente il problema non è lì, o meglio non è solo lì. Intanto perdonami, perché uno che le partite le fa tutte è Jannik Sinner, che ha appena battuto Medvedev nella semifinale degli ATP 1000 di Miami, 6-1, 6-2. Facile. Lui le partite le fa tutte, dall'inizio alla fine. Benissimo, allora complimenti a Sinner. E noi adesso... Che c'è? I cugini, vedevo lì. I cugini, dobbiamo andare a fare la rassegna stampa con i cugini, però siccome vorrei fare la rassegna stampa, anticipiamo la pubblicità, facciamo qualche messaggio... E poi, prima i messaggi, poi la pubblicità e dopo dei cugini per la rassegna stampa. Allora, in realtà volevamo sentire dei messaggi che non abbiamo potuto sentire, li sentiamo adesso, andiamo da Naomi. Ora li sentiamo e ci allacciamo sempre al discorso sui leoni, sulle gazzelle che ha fatto prima Patanè, e scrivono: Patanè, ma quali leoni e gazzelle? Chisti su come i patelli allippati in do scoglio, scrive Piero, nonché molluschi aderenti agli scogli, probabilmente di acitrezza, chissà. Adesso materiale per i cugini. Esatto. Fate giocare la primavera, tanti messaggi del genere. Poi Patanè, fai un fioretto, se il Catania vince la Coppa Italia fai un corner in silenzio, Nuggio da Fortino. Se vinciamo la Coppa Italia almeno abbiamo un con attimo lo scoccio, esatto. abbiamo un attimo per parlare e finalmente cambiare regista. Vabbè, ragazzi, questo fioretto non lo vuole fare. Comunque, niente. Come avrebbe detto Angelo Massimino, manca l'amalgama. Compriamola. Forza Catania a prescindere. È una squadra senza stimoli. La squadra migliore l'ha fatta Pellegrino, scrive Francesco da Gravina. Forse hanno comprato troppo, ed era quella chiosa che volevo un po' aggiungere al ragionamento che ha fatto prima Alessandro, perché se la squadra nasce sull'asse Chirico di Carmine è assolutamente, col senno del poi, censurabile il comportamento di chi al cambio tecnico di Cristiano Lucarelli prima, insomma, immagina una proiezione con 4 nuovi acquisti, 4 massimo 5 nuovi acquisti, tutti i giocatori pronti, e poi arrivano 12. E poi ne arrivano 12. E questo sicuramente anche lì è risultato un boomerang importantissimo per questa squadra, perché hai tolto
giocatori che avevi in un certo qual senso ormai portato al regime di gioco, ne ma hai anche dovuti... quelli che hai svincolato, esatto, un svincolato. Lorenzini in questa squadra ci sta tutta la vita, ma non so, cioè, non... ti sei privato di due play che avevi, uno un po' più, ma perché corozzo. Angelo, è stata cambiata rotta, la squadra era stata costruita per giocare 4-3 con Tabiani, con sì, interpreti specifici in tutti i ruoli, e poi è stata stravolta nel mercato di gennaio per giocare in maniera diversa, per giocare o 4-2-3-1 o 3-4-1-2 con perché due centrocampisti centrali muscolari, no? Esatto. Prima è stata fatta, quindi, per Tabiani per poi questa squadra nella partita decisiva contro il Rimini giocare di nuovo col 4-3. Ci sono delle contraddizioni, dei controsensi, e affidarla ad un altro allenatore che fino alla partita di ieri la continua a far giocare col 4-3. Esatto, dicendo di non avere un play, perché Zeoli ha detto in conferenza stampa più di una volta, questa squadra non e ha un abbiamo play, ceduti ma due è la verità, questa Ladinetti e Zanellato. Andiamo adesso dai cugini che hanno aspettato tantissimo, cerchiamo di... Erizzo, perdonatevi. Cerchiamo di sdrammatizzare, anche se è difficile, una serata come questa, insomma, però... diciamo serve un pochettino alleggerire l'atmosfera. Buonasera ancora cugini. Buonasera di nuovo, sì, in questo periodo è maledettamente complicato. Se vogliamo sdrammatizzare o biaccicare. Forse meglio biaccicare. Alleggerire, perché tra poco è Pasqua, quindi esatto, alleggeriamoci. Esatto. Ma comunque aveva ragione Patanè, comprare troppo non è buono. Nostrona diceva usumecchio come mancante. Esattamente. Comunque andiamo a leggere i giornali. Il chianchiere dello sport. Che in titolo oggi? Un giorno di raggia in Catania, Giuliano, un'altra sconfitta per caso. Bello, si è Cristina da Venizzato. Che cos'era questo? Si è Cristina da Venizzato. Chi smilice, chi stanno facendo? Con Giuliano, orrori su errori, ennesima sconfitta, e si scivola sempre più verso la zona playout. Zeoli analizza la gara coi campani. Mi verrebbe da dire tante cose ma non posso. Anche noi verrebbe da dire tante cose ma non possiamo. Il loro secondo gol rappresenta il momento di questa squadra. Quale momento? Non posso dirlo. No. Il primo gol rappresenta l'annata della squadra. Che annata di mercato. Troppo mercato. Troppo mercato. Diciamo che sì. Il terzo gol rappresenta l'annata della società. Quale società? Già. Quale? Quale società? Non so se riusciamo... Riusciamo a zoomare più sul dettaglio, a zoomare, perché così vediamo tutta pagina ma non riusciamo a leggere molte cose. La regia larda su intenso, come diceva. Però ragazzi, a questo punto cerchiamo di leggere soltanto quelli che sono i titoli più, diciamo, in figa, perché noi non riusciamo a seguirvi, anche volendo non è possibile in questo modo. Quindi okay. Vediamo di leggere magari i titoloni, ecco, quelli a sette colonne, no? Quelli a sette colonne. Però ti do una notizia, che questa è di oggi, fresca fresca, anche se si legge poco, perché c'è stato un confronto tifosi squadra. Oggi sono un confronto tifosi squadra. Una delegazione di tifosi ha incontrato quest'oggi la squadra del Cibalino e l'ha battuta 2-0. Ormai chiunque ribatte, comunque. Andiamo andiamo al Stellibrino. Andiamo al Stellibrino. Quindi cambiamo d'estata. Che ci intitola? Chi si estranea dalla lotta stia in tribuna e sare zetta. Esatto, chi non vuole partecipare in caso... Nada. Lo sciddico è inesorabilmente intrapreso. Il Catania pedda ancora in casa ed entra in un tunnel più lungo di quelli che ci sono dall'autostrada a Pighino e Messina. Ad un primo tempo dignitoso chiuso 1-0 col gol di Cianci, segue una ripresa che fa cadere le braccia e fa cadere nello sconfotto. Riusciremo a salvarci, a salvare e salvabile? Speriamo di sì. Non ci sono interviste post gara, però parla nuovamente solo il mister Zeoli. Per evitare che si dicono fesserie più grandi di quelle che si vedono in campo. Però qualcuno. Qualcuno. Fullan avrebbe infatti dichiarato ai microfoni spenti: dato le porte chiuse, ho voluto lasciare la mia porta aperta. L'ha fatto, c'è riuscito. Infatti, i complimenti del suo ex presidente Buffirenti sta proprio a Bolanno. A terra. Diciamo che c'è un regalo come sempre con il resto del librino, una paperella per vasca da bagno a forma di Fullan, in dotazione anche una pallina di gomma che, se lanciata contro la paperella, la fa scansare graziosamente. Che carino. Chiudiamo con la chiosa del direttore Pittera: come può tagliunare una concentrazione del genere? Inesistente, direi. Ma lo possiamo avere in studio qualche volta il direttore Pittera, perché vorremmo conoscere. È un'entità astratta, è così una figura mitologica addirittura. Sì.
Era una battuta, ovviamente. Sì, io la notte prima di addormentarmi dico, ma che domani come può tagliornare? Come può tagliornare? Esatto, come può tagliornare? Esatto, è entrato nel nostro vocabolario. È un leitmotiv, come esatto, dicono. Come dire, quel classico se ti entra dentro. Esatto. Esatto. L'osservatore... E non andiamo a sindacare cosa ti entra dentro a te. Esatto. Non ci permetteremo mai. Comunque, l'osservatore paesano, questo squadra, giornale religioso, sportivo, okay, indica... che titola... Il campionato del Catania assume sempre più le sembianze di una via crucis. Questo è il testo del librino, regia. Sì, passiamo all'osservatore paesano. Esatto. Il campionato del Catania assume sempre più le sembianze di una via crucis. Ogni partita è una penitenza. L'editoriale di Patata Marindo. In questo periodo nei confessionali dopo le partite ci sono più code che caselli da 1 maggio. Eh sì, diciamo che da confessarsi per... Chiudiamo Antonio, chiudiamo con... Tifoso Riso e Spingioni, abbiamo questi tre bei film in programma. Domenica alle 21 su Italia 1 Il Mago di Oz. Ma io... Sì? La piccola Dorothy, dopo un uragano che sta distruggendo la sua squadra, si reca a Santa Venerina in cerca del Mago di Oz. Nel suo cammino incontra una difesa spaventapasseri che non ha cervello ma solo paglia, un centrocampo di latta molto triste perché senza cuore ed un attacco leone senza coraggio. Che bella favola. Per salvare la squadra la piccola Dory dovrà battere 3 volte le scarpette rosse e azzeccarle ai piedi dei 3 amici. Magari ci riesce. Sabato alle 21.45 su Canale 9 Il Sesto Senso. Macco è uno psicologo infantile molto stimato e si trova a doversi occupare del caso del piccolo Cola, un ragazzino di 9 anni ossessionato da spaventose apparizioni di spiriti durante le partite del suo Catania. Oh. Era il bambino che vedeva la gente morta. No, sì. In questo caso però non vedeva mai i cani morti. I cani morti, sì, esatto. Su Rai 3 giovedì alle 20.45 Fuga dalla vittoria. Una squadra apparentemente accucchiata ad Mutsum cerca di evitare con ogni mezzo il possibile ritorno alla vittoria in campionato. Protagonista è il portiere Sylvester Furlone. Grande portiere. Allora ragazzi, ultima cosa. Sì. Abbiamo un messaggio? No, un messaggio. Dario Zanghi praticamente ci mostra Patanè in attesa della vittoria del Catania. Quindi se leggiamo la foto di Patanè che attende la vittoria, eccolo qua. Oh, e manco il giubbotto vidi ci botto. Esatto. Il giubbotto però non invecchia. Ne ha di Marco Masini un po'. questa non è male, questa non è male. Va bene. Allora, ragazzi, torniamo da voi, faranno molto. Vogliamo vedere le pagelle, Alessandro? Le pagelle di questa settimana non sono pagelle, diciamo, eccezionali, no? Perché la nostra Nomi ci legge le tabelline. Sì, io vorrei piangere di fronte a queste pagelle oggi. Partiamo dal voto attribuito a Zeoli, un bel 4, un profumato 4 anche per Furlan, un bel 5 per Monaco, 4,5 a Quaini, 4,5 a Celli, 5,5 a Bua, 5 a Zammarini, 5 a Welbeck, 5 anche a Castellini, 5,5 per Peralta, 4 per Cicerelli che entra in sostituzione, 4,5 a Di Carmine, 4 a Costantino che entra in sostituzione, 6 a Cianci e 5 a Chiarella. Ah, questa è la pagella, certo, non è una gran pagella, ma ieri la prestazione, diciamo, abbiamo detto più volte in questa trasmissione, stasera. Angelo, scusa un attimo, sì. Facciamo un passo indietro. Catania batte Cerignola 2-1. Ok. Tutti contenti, felici, prestazione. Cosa arriva dopo? Padova, primo tempo horror, sconfitta 2-1. Torre del Greco, primo tempo horror, sconfitta 2-1. Ieri secondo tempo horror. Cioè, quando deve svoltare questa stagione? Siamo a 4 partite alla conclusione. Insomma, ognuno faccia le proprie considerazioni. Questa pagella, diciamo, è come il resoconto di un anno scolastico. Io oggi mi sarei rifiutato di fare una pagella di squadra perché ancora una volta non riesco ad individuare. Quindi, no, una pagella forse dei singoli, ne avresti fatta una soltanto proprio, No, non riesco a vedere una squadra non classificabile. In questo momento una volta scrive non, NC non io in questo momento vedo le fazioni, in questo momento vedo chi si gira dall'altra parte, in questo momento vedo un contorno che evidentemente non ha compreso la gravità del momento, magari starà lavorando, ma certo. Va così avanti a tentoni, non sappiamo se poi magari nelle prossime ore arriverà una richiamata di Cristiano Lucarelli che in termini teorici sarebbe teoricamente un gesto non del tutto imprevedibile, perché oggi hai una squadra che è quella che ha voluto Lucarelli, che riconosce in parte Lucarelli
come il promoter di 12 di questi giocatori che sono arrivati. Però lo lascia a piedi ad Avellino, lo questa lascia squadra. D'accordo, proprio perché non è una squadra. Però Alessandro, no, tutti, per dirle tutte, tutti hanno ragione. Ad Avellino lo hanno lasciato a piedi. Tutti hanno ragione di dire, tutti in generale, io non c'entro. E il discorso che ha fatto Michele Zeuga la prima volta, responsabilità per tutti, non c'è nessuno. Ma lo nessuno. Ha ribadito, ma lo ha ribadito anche ed nelle altre... Ed evidentemente se questa responsabilità non la può far prendere chi non ha la responsabilità di avere combinato questa squadra dall'inizio fino all'arrivo di Lucarelli, se la riprenda Lucarelli questa responsabilità, avrà probabilmente, dico, fra tutte le scelte forsennate, immagino che sia una... Io penso una... che queste siano state, sono ore chiaramente di grande riflessione in società. Angelo, sì. Qualcuno a fine stagione dovrà rendere il conto di tutto questo a Pellegra. E Pellegra che ha investito a Termini Imerese significa che vuole continuare il suo progetto imprenditoriale in Sicilia. Quindi attenzione, perché questa è una stagione che lascerà degli strascichi, inevitabilmente. Questa è una squadra che avevi costruito a gennaio sul presupposo che potesse essere la squadra dell'anno prossimo. L'hai già demolita, l'hai già azzerata. Anche questa squadra puoi conservare poco e nulla a fine stagione. Della trasmissione corner dell'ultima puntata, cioè lunedì, è venuta fuori una cosa che non si sapeva. Sappiamo che Lucarelli non ha rescisso consensualmente il contratto. Cioè sappiamo che... Gli ho fatto una domanda. In realtà, diciamo... non c'è stata, Angelo, non c'è stata, Angelo, adesso, è stato esonerato. È stato esonerato, cioè, ad oggi è al libro paga con del la promessa di un libro paga. E la notizia non era trapelata, sembrava che era stato, diciamo, un accordo tra galantuomini, no, nero su bianco depositato. Questo è un allenatore che ancora al libro paga il Catania, e che, voglio dire, non è che costi tra l'altro anche poco, uno che ha dato l'incipit per una rivoluzione copernicana e che si era assunto, nell'ottica, giusto o sbagliato che sia, di una programmazione di 2 anni, quello che era stato l'impianto di 12 giocatori che sono arrivati e altrettanti sono stati mandati via. E allora, se la barca sta affondando e il povero Zeoli, che ha la mia più grande stima, non può girarsi da nessuna parte perché non c'entra niente con prima, non c'entra niente con dopo, non c'entra nulla con durante, perché quella responsabilità che chiede a tutti i giocatori, in fondo qualcuno può fare spallucce, io non gioco, non sono fatto per il 4-3, non m'hai voluto tu, io non Angelo, sono fatto. Ascoltami, però alla fine in campo vanno i giocatori, e allora questa è la sintesi di qualsiasi la cosa. Ma durante la settimana chi segue bene questi giocatori, chi fa uscire il meglio da questi giocatori? Perché sono tutti in regresso, non migliora nessuno. Quello deve essere l'allenatore, ma anche, il club, anche il campo. Dentro il campo è fondamentale il lavoro dell'allenatore e dello staff per tirare il meglio dai calciatori. Siamo sicuri che fanno tutti una vita da professionisti? Cioè, dobbiamo quando si perde escono fuori tante di quelle situazioni sempre negative, quindi... Se non riescono a giocare 90 minuti, che cos'è? Alessandro, è un limite loro curriculare? Questi giocatori durante la settimana vengono monitorati, hanno dei GPS addosso, quindi fanno evidentemente il lavoro che devono fare, svolgono quello che devono fare, poi probabilmente nella partita non danno quello che invece dovrebbero dare. Allora, io volevo però, prima di andare di nuovo in pubblicità, sentire contro Pagelle, perché siamo in argomento Pagelle, poi abbiamo fatto una digressione su temi importantissimi, fondamentali, che riguardano il Catania di ora e di domani. Vediamo, andiamo dai cugini di nuovo per le contro Pagelle di questa settimana, di questa partita. Di questa partita, anche quest'oggi teneri, molto tenere, molto tenere. Sempre soft. Sentiamo. Catania! Fulan Menucci, su un botta c'era stato lo cardinale Sdummit era meglio. Celli meno lui. Così come i batti totali di una farfalla causa una tempesta tropicale dall'altra parte del mondo, allo stesso modo un ballone a Taiguido proprio con una tempesta le bagnate caccarare dall'altra parte della televisione. Saimi zero. Gioca a capo di sacerdote. Peratta senza uomo.
non può essere sostituito perché uno dei pochissimi che si impegna. Iddo stanco, vale come un 5-4 giocatori in campo. Cicerelli meno uno. Fatti finzare. Mi fa sfittare fuori, così la prossima volta mi vedo sta gran morire di giocare un'altra partita. Aspetto! Grella a zero. Sì, ancora vedo tranquillo, è vero? Da lì avanti, no? Guardiamo il futuro in maniera positiva, giusto? Se ancora non capisti, siamo sopra Vandara Cravonghi! Che è una tipica espressione, sì, per dire che siamo nei guai, sì, diciamo. Siamo va bene, tipica. D'accordo. Stasera diciamo che i cugini sono stati un po' più piccati del solito. Allora, ci fermiamo. Sono bravi. Perché è difficile, secondo me, trovare gli argomenti che fanno sorridere in un momento in cui siamo incazzati. Ma guarda che è difficile. Tutti, noi, no, allora, io devo dire che noi molto spesso abbiamo una risatina, cerchiamo di fare una battuta. Non si può dire quello che ho detto, facciamo... arrabbiati, volevo dire. Siamo sì, arrabbiati. Però voglio dire, molto spesso lo facciamo per cercare di sdrammatizzare, perché in televisione chiaramente dobbiamo cercare di, non dico essere allegri, felici, contenti, però dobbiamo cercare di rendere a voi tutti la serata piacevole, passare insieme a noi questa ora e un quarto. Però quelle pagine di oggi sono strepitose. Pagine strepitose, il giudizio di Angelo Patanè, noi facciamo pubblicità, torniamo subito dopo. Parliamo del Padova anche. Parliamo del Padova, certamente. Siamo dentro all'ultimo segmento di Corner e allora ripartiamo, Alessandro, intanto con un paio di messaggi da casa, lo dico anche ad Angelo Patanè e a Carlo, perché poi dopo parliamo Coppa del Italia. Padova, parliamo del Padova Coppa Italia. Scrivono, buonasera, scusate però non capisco, ma sono tutti 25 giocatori traumatizzati, ma poi di cosa? Da Mascalucia, secondo me questi ragazzi hanno visto cose che noi umani. Poi scrivono, ma perché non mandiamo Patanè come mental coach? E lì sì che li traumatizzi veramente, ecco, non lo mandiamo. Comunque, a via di passaggio al portiere, grazie Tabbiani, prima o poi l'errore grave sarebbe accaduto. Questo perché siamo prevedibili da inizio campionato, scrive Gianmarco. Ancora, quando termina questo stillicidio? Non se ne può più, la società ne tragga insegnamento dei tanti errori fatti quest'anno. Devo dire però che il calcio migliore l'ha espresso il Catania con Tabbiani, che io mi ricordo in questo campionato. Assolutamente, è inutile, sì. Cioè, racconti fatti e così. Ci nascondiamo dietro un dito. Era il calcio migliore con quello che passava il convento. Scrivono, mia moglie suggerisce, ci vogliono due giocatori, Olli e Benji. PS, siamo alla frutta. Daniele da Catania. Poveri noi tifosi, vedere questo scempio ogni partita. Non meritiamo questo, a fine campionato tutti via, non si meritano di stare qui, vergogna. Comunque, la barca sta affondando, scrive Veroci. Ma ricordatevi che anche sul Titanic c'erano le scialuppe. E per il momento mi fermo. Grazie, grazie. No, fra poco torniamo per un ultimo giro di messaggi. Fra poco. Adesso veniamo al Padova che... L'avversario. Ha vinto la partita di campionato di squadra ieri con la Pergolettese. Giocato per 2-1. In contemporanea con il Catania, sì. Diciamo così. Con gol di Fusi e Palombi. E segna sempre, è diventato praticamente. Beh, è una squadra che ha una rosa molto profonda. Chiunque metta Torrente insomma, funziona e mantiene il livello di competitività. Tra l'altro due giocatori che non hanno giocato all'andata, Fusi e Palombi che sono due titolarissimi, due giocatori forti entrambi, non hanno giocato all'andata. È una squadra che avrebbe vinto il campionato in quel girone se non ci fosse stata là davanti una squadra rivelazione come il Mantova che ha bruciato davvero il campionato. Scorsa stagione con i punti del Padova si era già certi di avere il primo posto in classifica. Possiamo dare qualche dettaglio, diciamo, di colore su quella, sì, che sarà la tristissima serata di martedì al Massimino. Tristissima intanto perché non ci sarà il pubblico, Alessandro. Come non c'è stato ieri, quindi ringraziamo i facinorosi di Padova che hanno garantito queste due partite a porte chiuse. Ma un danno d'immagine, un danno economico, un danno, devo dire, anche a questa competizione. Cioè, vuol dire, non danno proprio senso a questa partita, io non la sto sentendo. C'è un epilogo davvero tristissimo per quella che è la partita che deve assegnare comunque un trofeo. Certo. Che chissà, potrebbe anche essere assegnato al Catania. Un fatto storico, la prima volta del Catania in una finale di un trofeo nazionale a porte chiuse. Ma vabbè. Sarà segnato. A porte chiuse... Fino a un certo punto, nel senso che ci saranno circa 1500 bambini in tribuna B delle scuole calcio affiliate al Catania. Quindi almeno un tocco di leggerezza che
diciamo, lenirà la tristezza di questa serata. E posso dire che quando le cose funzionano, ieri c'erano almeno, ne avrò contate, 40 macchine della polizia a presidiare tutta la zona di Piazza Spedini all'uscita, alla fine della partita, perché quando le cose funzionano, quando le cose riescono a essere immaginate e la prevenzione serve, ecco, i complimenti, perché noi un'ora e mezza dopo la fine della partita siamo usciti allo stadio e ancora c'era un presidio importante di forze di polizia, che ovviamente ringraziamo, perché quando questi coordinamenti, pur in assenza del pubblico, funziona. L'idea era il timore che a fine di quella sconfitta venissero praticamente... Però dobbiamo ammettere, da questo punto di vista, il sistema di organizzazione dell'ordine pubblico a Catania funziona molto bene. Ed era il ragionamento che stavo facendo a braccetto con i disordini di Padova. Esatto. E un'altra cosa, sempre a margine della partita, ma connesso a Catania-Padova, è che debutterà al Massimino Lavar, sarà la prima partita così come è stata della storia, però al Massimino ci sarà Lavar, e questo ha determinato ovviamente una serie di valutazioni di carattere logistico. E diciamo, gli arbitri della VAR saranno in una regia mobile, all'interno di una regia mobile, che si sistemerà al Cibalino, quindi alle spalle del campetto del Cibalino. L'abbiamo ripresa quella regia mobile fatto nella partita col un gran colpo. Abbiamo fatto così. Avete inquadrato la Coppa Italia e la VAR. Prima e la VAR sarà la stessa struttura, con probabilmente gli stessi protagonisti di quella partita. Una chiosa. E ci dovrebbe essere, scusami per la premiazione, ci dovrebbe essere Gianfranco Zola, quindi comunque anche una un peccato del calcio italiano. Fatto una domanda a Grella e mi ha risposto, e io ho accettato la risposta perché aveva comunque un indirizzo nobile, ma personalmente io, ma lo dissi pubblicamente, avrei tentato un ricorso quantomeno per consentire alle persone che non hanno nulla a che vedere con i fatti, gli episodi, le circostanze, magari mi riferisco, non voglio fare distinzioni né di curve né di tribune, perché magari il malintenzionato trovi dappertutto. Io personalmente però avrei... dobbiamo anche dire che la partita di ieri sera si sconta non un provvedimento della giustizia sportiva, ma Viminale. Del Viminale. Che tipo di speranza, fra virgolette, avrebbe potuto avere un eventuale ricorso? So, magari sarebbe stato. Magari il giudice sportivo avrebbe riaperto lo stadio e il Viminale l'avrebbe chiuso. Però ritenere che se quest'anno all'interno dello stadio gli abbonati, quantomeno quelli che hanno sostenuto il Catania come un gesto di fede e di fiducia, no, e magari non aprire ai biglietti di persone che magari vengono una volta e possono essere non scannerizzati a dovere. Io l'avrei tentato, perché aprire lo stadio per la prima volta, a Catania arriva la Coppa Italia, noi l'abbiamo vista da vicino, è venuto questa fortuna, la vedremo da vicino, ma io penso tanti bambini di Catania, allora sono pochi i 1200 bambini che ci sono, però... riempiamo lo stadio di bambini, riempiamo le curve di bambini, riempiamo di 20.000 ragazzini di 10 anni, 11 anni, 12 anni, ragazzini, ragazzine. Però Angelo, non è più porte chiuse a quel punto, cioè si doveva trovare il giusto punto di mediazione, anche perché ne viene ancora una volta sfregiata l'immagine di una parte di Catania che non ha nulla. Non abbiamo però parlato del Padova, ragazzi, sì, giusto? Sono tutte diciamo, lecite. Angelo, ma di cosa dobbiamo parlare? Mi fa senso pensare che arrivi la Coppa Italia a Catania, ma mi fa proprio senso, rabbia pensare, Angelo, che arrivi la Coppa Italia a Catania e che noi non la... Che fiducia ti dà questa squadra? E non parlo del Catania. Che fiducia ti dà? Nessuna. Stiamo parlando di un Padova che è nettamente più forte del Giuliano e della Turris, per tenerci a ridosso delle squadre che il Catania ha più di recente affrontato. Quindi, secondo me, insomma, Padova... Alessandro, però
70% non c'è una legge di scritta, possibilità. Non c'è una legge scritta nel calcio. Non c'è, però ti dico oggi 70 no. Padova, 30 Catania. Okay, anche se c'è un solo gol di scarto. Benissimo, allora siamo quasi in chiusura. Vorrei risentire di nuovo i tifosi perché mi pare giusto dare voce a chi ci segue da casa con tanto affetto. Tanto non avremo di parlare a Francavilla, perché ora la madre di tutte le partite diventa la partita della cioè, però è pazzesco. Ce ne occuperemo mercoledì. Sì, pazzesco, ce ne occuperemo mercoledì. Ci sarà un corner dopo la partita. Esattamente, perché noi seguiremo la partita martedì e mercoledì ci sarà corner. Quindi, saremo qui presenti, seguiremo quello che succederà al Massimino, ci sarà Angelo Patanè, ci sarà Marco Carli e racconteremo col giubbotto verde. Mi raccomando, Patanè, non... anche se sarà a quel punto sconfessato, ma sconfessato perché dobbiamo, mi stanno già rimproverando. Andiamo, sento la regia, sono un po' agitati. Allora vediamo, sentiamo un paio di messaggi soltanto. Momento nostalgico se pensiamo a quello che accadeva l'anno scorso come adesso. Scrivono: ma quanti rimpianti per i vari Lussotto, Sarao, Di Grazia, Palermo, Rizzo, calciatori che sputavano l'anima. È evidente che gli attuali non sono calciatori da Catania, scrive Marco Caribe. Ma questi pseudo giocatori lo sanno che il calcio è fatto di corsa e sudore e non di passiati tipo Lungomare, scrive Armando. Vabbè, lascia stare lapsus da Valverde. Mancanza di attenzione, recidivi negli errori, il vantaggio nel secondo tempo, staccano la spina e sono super pagati. Secondo me lo fanno apposta, scrive Gianmarco. Chiudiamo con questo messaggio, Patanè: martedì non ti scudare il giubbotto Iddi, mi sono vestita di verde per rimembrarti cosa tu devi indossare e basta, mi taccio per oggi. Secondo me verrà a petto nudo solo col giubbotto. Normale, allora, io e Carlo Breve. Grazie a Naomi, grazie a te, grazie ai cugini. Grazie ragazzi, ciao, grazie per essere stati con noi. Buonasera ragazzi. Grazie a Carlo Breve. Grazie a te Angelo, buona serata. Alessandro Vagliasindi. Buona Pasqua a tutti. Facciamo gli auguri. Buona Pasqua. Ci rivediamo dopo Pasqua, all'indomani di Pasquetta. Che hai lavorato poco? Sì. Oggi soltanto 24 ore e 40 secondi e quindi adesso puoi probabilmente ricominciare. Allora, ci ritroviamo qualche pittinicchio nel taschino all'indomani della Pasquetta. Saremo qui per raccontarvi la partita. Questa puntata di Corner, così come tutte le nostre produzioni sportive, le potete rivedere sulla siciliaweb.it. Buonanotte e ancora auguri a tutti voi. Auguri a voi.